Paolo dice: uomini, fratelli e padri, udite la mia difesa, la quale faccio adesso dinanzi a voi. E avendo quindi sentito che parlava loro in lingua ebrea, tanto più prestarono silenzio. Ed egli disse: io sono giudeo, nato in Tarso della Cilicia, ma allevato in questa città ai piedi di Gamaliele, sta allievo di Gamaliele, uno dei grandi rabbini, istruito secondo la verità della legge paterna, zelante della legge fariseo, come tutti voi oggi siete. Io ho perseguitato sino alla morte questa dottrina cristiana, legando e mettendo in prigione uomini e donne, come ne è testimone il principe dei sacerdoti e tutti i signori, dei quali, ricevuto lettere per Damasco ai fratelli, io me ne andavo per condurli di colà legati a Gerusalemme per farli uccidere, perché fossero puniti. Ora avvenne che mentre faceva strada e mi avvicinava a Damasco, a mezzogiorno repentinamente mi folgoreggiò d'intorno una gran luce dal cielo e caduto a terra, parla di cavallo, udì una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E io risposi: chi sei tu, Signore? E mi disse: io sono Gesù Nazareno che tu perseguiti. Ci fermiamo qui al versetto 8, vediamo come lo spiega Padre Sales. Fratelli e padri, Paolo si rivolge direttamente sia alla folla, fratelli, sia ai sacerdoti, e gli scribi sono i padri. Paolo, appena sfuggito dalla morte, seppe conservare un'ammirabile calma di spirito, era stato salvato dal linciaggio, però con quale calma qui arringa i capi e la folla, e all'improvviso intraprese la più abile difesa del suo operato. Paolo scioglie a una e confuta tutte le accuse che gli venivano mosse. Primo, si diceva che era nemico di Israele, ed egli nella prima parte fino al versetto 5 dimostra che è giudeo per nascita, benché nato a Tarso, però educato a Gerusalemme, alla scuola di Gamaliele, persecutore del cristianesimo. Secondo, era accusato di essere nemico della legge di Mosè, di aver predicato contro la legge. E dal versetto 6 al 16 fa vedere che se da fariseo zelante si è convertito al cristianesimo, ciò avvenne perché Dio stesso gli apparve sulla via di Damasco e lo introdusse nella chiesa per mezzo di Anania, un pio cristiano. Terzo, lo dicevano nemico del Tempio, ed egli nella terza parte, dal 17 al 21, dichiara che proprio nel Tempio di Gerusalemme ha ricevuto immediatamente da Dio la missione di convertire i pagani. Parla in lingua ebraica, è un ellenista, era creduto nemico del giudaismo e quindi pensavano che avesse parlato in greco, invece parla in ebraico, li spiazza. Poi dice: ero un fariseo, sono nato a Tarso e sono stato allevato e educato nella città di Gerusalemme, che è il centro della religione giudaica. Questo veniva considerato come un grande onore e valeva ad acquistargli la benevolenza del popolo. Il popolo rimane a bocca aperta nell'ascoltare Paolo. Lui spiega che mentre camminava, andava verso Damasco per arrestare i cristiani, cadde a terra. Questo si accorda perfettamente con quanto lo stesso Paolo scrive al capitolo 9, versetto 3. Perché San Paolo aggiunge alcune particolarità che Luca al capitolo 9, versetto 3 aveva omesse. Verso mezzogiorno, Gesù Nazareno gli dice: perché mi perseguiti, perseguiti me, nei miei seguaci? Lui già era morto, asceso al cielo, come faceva a perseguitarlo? Perché perseguitava i cristiani. Sono stato
illuminato, fortemente accecato da una luce intensissima. È un uomo pio secondo la legge, questo Anania. Questo particolare vale molto per la difesa di Paolo, perché mostrava che egli fu bene accolto da un uomo così stimato, il quale non poteva essere un nemico della legge. Quindi è aggredito dagli ebrei, lui dimostra: mi sono fatto cristiano, ma sono nato nella legge, mi hanno insegnato la legge, sono stato portato al cristianesimo da un uomo che anche lui era pio nella legge. Però tace la qualità di cristiano di Anania. Anania era un pio ebreo di razza, nato ebreo, che poi si era convertito al cristianesimo. Adesso leggiamo i versetti successivi. Versetto 9. Quelli che erano con me videro la luce, ma non sentirono la voce di Gesù che mi parlava. E io dissi: cosa farò, Signore? E lui mi disse: alzati, va a Damasco. Qui ti sarà parlato di tutto quello che devi fare. Non vedendo io nulla per il bagliore di quella luce che lo aveva accecato, menato per mano dai compagni, giunsi a Damasco. Un certo Anania, uomo pio, secondo la legge, lodato per testimonianza di tutti i giudei che dimoravano, vivevano a Damasco, venuto da me e standomi davanti, disse: Saulo, fratello, apri gli occhi. E io allo stesso istante vidi. Ed egli mi disse: il Dio dei padri nostri ti ha preordinato a conoscere la sua volontà. È stato predestinato da Dio a conoscere la volontà di Dio e a farsi cristiano. A vedere il giusto, a udire la voce della sua bocca, della bocca di Gesù, poiché egli sarà il testimone presso tutti gli uomini di quelle cose che tu hai viste, quindi non solo presso i giudei, ma presso tutti gli uomini. Questa è la vocazione di Paolo. Ed ora che aspetti? Sorgi, fatti battezzare, lava i tuoi peccati, invocando il nome di Gesù. Allora, apri gli occhi. Ed egli disse: il Dio dei padri nostri ti ha preordinato a conoscere la sua volontà. Che significa? Dio ha stabilito nei suoi eterni decreti che tu, con questa apparizione, dovessi conoscere la sua volontà di Dio e vedere con i tuoi occhi corporali il giusto per eccellenza, Gesù crocifisso, e udire la sua voce. Gli altri non la vedevano, vedevano solo la luce, ma non sentivano né vedevano Gesù. Dovrai poi spiegare queste cose che ti sono dette presso tutti gli uomini, le cose che tu hai viste. Aveva visto Gesù realmente risorto, aveva udito la sua voce e da lui era stato ammaestrato attorno alla verità cristiana. Quindi, in un secondo, Gesù gli spiega tutta la dottrina cristiana. San Paolo qualche cosa già la conosceva, perché aveva combattuto il cristianesimo. E Gesù però non solo illumina la sua mente, ma tocca anche la sua volontà per convertirlo pienamente. Che aspetti adesso? Quindi fatti coraggio e vai. Ed ecco qui al versetto: fatti battezzare e invoca il nome di Gesù. Al versetto 17: essendo io tornato a Gerusalemme, mi avvenne che pregando nel tempio fui rapito fuori di me stesso e vidi lui, Gesù, che a me diceva. Quindi Gesù gli riparla anche quando arriva a Gerusalemme: spicciati ed esci presto da Gerusalemme, perché non riceveranno la tua testimonianza riguardo a me. I gerusalemmitani erano fortemente ostili a Gesù, quindi non avrebbero accettato neanche la testimonianza di San Paolo. E io dissi: Signore, essi sanno che ero io che mettevo in prigione e battevo per le sinagoghe quelli che credevano in te, i cristiani. E mentre si spargeva il sangue di Stefano, tuo testimone martire, io ero presente e consenziente e prendevo le vesti di coloro che lo lapidavano. Ed egli allora mi disse: va,
che io ti manderò alle nazioni remote. Tanto è vero che San Paolo arriverà in Italia e a Roma e morirà a Roma. Si dice che sia stato anche in Spagna, però nelle sue epistole non parla del viaggio in Spagna. Si dice che sia andato da Roma in Spagna. Fino a questa parola lo ascoltavano, ma allora alzarono la voce dicendo: togli dal mondo costui, ammazzalo, che non è giusto che viva. E gridando quelli e scagliando via le loro vesti, lo volevano lapidare. Gettando la polvere in aria, comandò però il tribuno Lisia che fosse condotto nella fortezza Antonia, quindi secondo tentativo di lapidazione, fosse flagellato e interrogato per il fine di scoprire per quale motivo gridassero contro di lui. Ora, il padre Sales spiega così: ritornato a Gerusalemme, 3 anni dopo la mia conversione, San Paolo, 3 anni dopo il fatto di Damasco, va nel deserto dell'Arabia e lì Gesù lo istruisce per 3 anni e lo forma. Appena tornato dal deserto, stava pregando nel Tempio. Essere andato a pregare nel Tempio è una prova che egli riconosceva la santità di quel luogo, che però sarebbe stato ben tosto distrutto. Però, come spiega San Tommaso, si mantiene il cadavere di un caro in casa prima di seppellirlo, almeno un giorno, una volta erano 2 o 3 giorni, così si andava ancora al Tempio, si rispettavano le sinagoghe perché erano il cadavere di una persona cara. Dio gli manifesta la sua volontà dentro il Tempio, quindi mostra che non era un bestemmiatore del luogo santo, perché se entra nel Tempio a pregare e Dio gli parla nel Tempio, se fosse stato un bestemmiatore del Tempio non avrebbe ricevuto questa locuzione dentro il Tempio. San Paolo ebbe parecchie straordinarie rivelazioni da Dio, come leggiamo nella seconda epistola ai Corinzi. Allora, spicciati, esci presto, vattene da Gerusalemme. San Luca narra che i cristiani di Gerusalemme, avendo saputo che i giudei tramavano la morte contro San Paolo, lo fecero subito partire dalla città. San Paolo aggiunge qui di aver pure ricevuto l'ordine da Dio stesso di allontanarsi da Gerusalemme. Oramai era la città dei Cida, erano fermi nella volontà di rifiutare Dio e Gesù Cristo, perché i giudei non avrebbero ricevuto la parola di Paolo come non avevano ricevuto la parola di Gesù. Dovrai andare a portare quindi la verità, il Vangelo, alle nazioni, ai popoli gentili. Per quello si chiama San Paolo l'apostolo delle genti. All'inizio predica agli ebrei, poi deve constatare che costoro rifiutano, sono chiusi la verità, e quindi va a Roma a predicare ai pagani. Egli avrebbe voluto esercitare il suo ministero soprattutto tra gli ebrei, però Dio gli dice: no, non avresti nessun frutto perché questi non vogliono neanche ascoltare. Ecco che lui racconta anche che ha partecipato alla lapidazione di Stefano. Mentre io spargevo il sangue di Stefano, ero presente, consenziente. Egli mi disse: va, che io ti spedirò alle nazioni. Versetto 22. Fino a questa parola lo ascoltavano. Ecco, allora, lo ascoltavano, rapiti dal fascino della sua eloquenza. Paolo parlava molto bene. I giudei gli avevano prestato ascolto, ma quando affermò di essere stato mandato ai gentili, vedete come lo spirito razzista, ascoltarono anche Paolo che parla di Gesù, ma quando gli dice: io devo predicare soprattutto ai pagani, allora qui perdono le staffe. Scoppiò un nuovo tumulto, secondo tentativo di linciaggio.
Nelle sue parole i giudei credettero di trovare una prova della verità delle accuse. Tu sei contro il Tempio e contro la legge se vai a predicare ai pagani. Il loro fanatismo non ebbe più ritegno. Essi non potevano tollerare che i gentili fossero preferiti o messi sullo stesso piede del popolo eletto. Quindi proruppero di nuovo in grida di morte e tentarono di lapidarlo un'altra volta. Buttando via le loro vesti per mostrare la loro ira e la polvere, per indicare che meritava di essere soffocato. Allora, Lisia va a portare nella torre Antonia, da ordine di flagellarlo, fosse interrogato coi flagelli, dice il testo greco. Il tribuno romano non aveva capito il discorso di San Paolo in aramaico, anzi, avendo visto che i giudei, invece di calmarsi, si erano irritati ancora di più, credette di essere stato ingannato dall'Apostolo. Questo parla in aramaico per prendermi in giro. Quindi giudicò che fosse veramente un facino rosso, un rivoluzionario. E fattolo trasportare nella Torre Antonia, comandò che venisse flagellato e torturato, affinché lui, Lisia, potesse conoscere per mezzo della tortura chi realmente fosse Paolo. Allora, versetto 25. Legato che l'ebbero con strisce di cuoio, Paolo disse al centurione che gli stava davanti: è lecito a voi flagellare un uomo romano, cittadino romano non condannato? A qualcosa avendo udita il centurione andò dal tribuno Lisia e gliene diede avviso dicendo: che cosa stai per fare? Mentre quest'uomo è un cittadino romano. E portatosi da Paolo il tribuno Lisia gli disse: dimmi, sei tu romano? Ed egli rispose: sì, veramente. E il tribuno rispose: io a caro prezzo ho ottenuto, no, Paolo risponde a Lisia: io a caro prezzo ho ottenuto questa cittadinanza. E Paolo, scusate, è Lisia che dice: tu sei cittadino romano. Io ho dovuto pagare molto per diventare cittadino romano. Paolo disse: io poi tale sono anche nato, che era il padre che aveva ottenuto la cittadinanza e l'aveva passata a Paolo, mentre Lisia aveva dovuto pagare lui stesso. Subito dunque si ritirarono da lui quelli che stavano per fustigarlo, e il tribuno pure ebbe paura quando seppe essere lui cittadino romano, perché lo aveva già fatto legare, e quindi se avesse poi fatto flagellare un cittadino romano ne avrebbe dovuto rispondere a Roma. Il giorno seguente, volendo assicurarsi del motivo per cui fosse accusato dai giudei, lo sciolse e ordinò che si adunassero i sacerdoti e tutto il sinedrio, e condotto Paolo fuori lo pose loro dinanzi. Allora vediamo come commenta padre Sales. Quindi lo legano con queste funi di cuoio e come se fosse uno schiavo, doveva essere flagellato. Ecco però che il centurione va dal tribuno. La legge era severissima nel tutelare i diritti dei cittadini romani, per cui ci avrebbe passato un guaio se avesse fatto flagellare Paolo. Allora il tribuno sapeva di esporre se stesso ad essere condannato a morte qualora avesse violata la legge in maniera così aperta, e quindi corre subito di persona a chiedere a Paolo: è vero che sei cittadino romano? Da quello che dice, io a caro prezzo ho dovuto comprare la cittadinanza, si vede che si vendeva talvolta, non sempre, e si dava una certa somma di denaro. San Paolo dice: no, io invece ci sono nato. E veniva invece condannato a morte chi falsamente si fosse attribuita la cittadinanza romana. Siccome lo aveva fatto legare, contrariamente a quanto stabiliva la legge, ecco che il tribuno aveva più di qualche apprensione. Lo fece sciogliere e San Paolo si presenta a piede libero davanti al Sinedrio. La domenica Pasqua, no,
facciamo proprio festa. Ma la domenica successiva, capitolo 33, 23, scusa, San Paolo davanti al Sinedrio, l'apparizione di Gesù, la congiura dei giudei contro San Paolo, è un complottista padre Sales, un nipote di Paolo sente e svela la congiura, e quindi San Paolo è mandato a Cesarea, poi di lì andrà verso Roma. Già per sedia.